28 ottobre 2003, uno studente di Harvard, Mark Zuckerberg, mette online FaceMash per confrontare e votare le studentesse della sua stessa università. Ottenne le foto introducendosi fraudolentemente nella rete universitaria, motivo per il quale il sito pochi giorni dopo venne chiuso. Nel febbraio 2004, Zuckerberg con alcuni suoi compagni di università lancia un nuovo sito, The Facebook. Rivolto ai soli studenti di Harvard, in 24 ore raccoglie oltre 1200 iscrizioni e dopo un solo mese viene esteso ad altre università. Nel giugno dello stesso anno è disponibile in più di 30 università e ha oltre 150.000 iscritti. Zuckerberg viene accusato di furto di proprietà intellettuale dai gemelli Winklevoss, che gli avevano commissionato il sito harvardconnections.com, simile come funzionamento a Facebook. La causa durerà anni e dai gemelli alla fine verrà riconosciuto un indennizzo di 65 milioni di dollari. The Facebook continua a crescere e Zuckerberg si avvale della consulenza di Sean Parker, fondatore di Napster, che gli consiglia di cambiare il nome. Alla fine del 2004 il sito ha 1 milione di iscritti e diventa semplicemente Facebook. Il 26 settembre 2006 Facebook si apre a tutti, nasce l'era del social network, piattaforme che favoriscono l'aggregazione online attraverso la creazione di profili personali, caricamento di foto, condivisione di status e interessi. Il sito continua a crescere e ad innovarsi. Il 9 febbraio 2009 nasce il tasto Like, grazie al quale verrà implementato l'effetto virale che verrà poi ampiamente sfruttato dai marchi commerciali. Nell'aprile 2012 Facebook acquisisce Instagram, applicazione mobile per la condivisione di fotografie. E nel maggio dello stesso anno sbarca in borsa, con un prezzo di esordio di 38 dollari ad azione. Oggi quelle azioni valgono 77 dollari. Oggi Facebook conta oltre 1 miliardo di utenti attivi provenienti da 172 paesi diversi. In Italia gli iscritti sono 26 milioni circa. Sono state caricate oltre 200 miliardi di fotografie e ha oltre 50 milioni di pagine.